a tutti e bentornati nella nostra trasmissione La medicina di De Garda dalla cura alla guarigione. Eh, vi ricordo, sono la dottoressa Sabrina Melino e eh, vi sto parlando eh, dal nostro atelier Tesauranature di Stresa. Questa sera parleremo di un argomento un po' particolare ma che è sempre più ehm, alla conoscenza di tutti, ehm, ovvero si parla sempre di più di medicina vibrazionale, medicina quantistica, eh, ma che cosa significa veramente? Eh, io per introdurvi a questo argomento vi ricorderò un concetto fondamentale di cui vi ho già parlato e che è ehm, all'interno delle opere di Il De ovvero il concetto di Viriditas. La Viriditas è per Il De l'energia vitale che anima, attiva tutto ciò che esiste e che è in grado quindi di connettere ad un livello profondo, invisibile, tutto il creato. Ecco è proprio da questo che voglio partire. Eh, per introdurvi l'argomento di oggi e per ricordarvi che lo stesso Einstein diceva che appunto la materia è energia. Se la materia è energia, quindi tutti i corpi e compreso il nostro organismo devono essere assolutamente considerati anche da un punto di vista energetico. Ma allora che cosa significa questo da un punto di vista della medicina, della malattia e quindi della cura della malattia? Oggi ne parleremo con un ospite eh, importante, eh, con il professor Andrea Mangano, di cui eh, benvenuto Andrea, grazie. noi ci diamo sempre del tu, grazie, quindi grazie. non facciamo finta durante la trasmissione di darci del lei. Eh, vi presento appunto il professor Andrea Mangano, medico-chirurgo, docente di flebologia e terapie integrate, centro di ricerca terapia e riabilitazione flebolinfologica, istituto di chirurgia generale dell'Università degli Studi di Pavia. Poi ancora è master secondo livello emodinamica e chirurgia venosa avanzata dell'Università degli Studi di Ferrara, è specialista in scienze dell'alimentazione e in chirurgia estetica, ma direi che è la cosa anche più, molto interessante che Andrea è anche, eh, collabora con il Dipartimento di Fisica dell'Università di Catania. Inoltre non è solo un ricercatore, uno studioso, ma eh, collabora, ormai come libro professionista, in diversi, eh, diverse strutture ospedaliere di Milano e Pavia. Allora Andrea, rispetto appunto all'introduzione che ho fatto, ehm, che cosa possiamo dire ehm, oggi? Cioè, noi sappiamo che nonostante i grandi progressi della, della medicina le malattie croniche continuano ad aumentare. Ehm, come se la materia è energia, che cosa eh, in realtà manca alla medicina ufficiale oggi per poter davvero. Eh, aiutare a risolvere il problema via via crescente, sempre più crescente delle malattie croniche? Si può dare una risposta semplice a questa tua domanda, eh, però non vorrei che fosse semplicistica, diciamo. La cosa principale che manca alla medicina in generale è una visione di insieme. Sembra un, può sembrare un discorso scontato, però oggi... La medicina, eh, la chirurgia, la diagnostica ha a disposizione degli strumenti incredibili, eh, la TAC, la risonanza, l'ecodoppler, tutta una serie di cose. Però la cosa fondamentale, secondo me, per arrivare a una giusta visione d'insieme, cioè una visione che comprenda. Lo stato, come dice l'OMS, non l'assenza di malattia o la presenza di malattia, ma uno stato di benessere psicofisico totale degli individui, manca la capacità di avere una visione di insieme. Eh, ripeto, noi abbiamo a disposizione un sacco, di, un sacco di strumenti, un sacco di diagnostiche particolarmente elevate, però la cosa importante secondo me e mettersi in un'ottica un di ascolto delle, delle persone che si rivolgono a noi. Quindi bisogna sentire le persone, sentire quello che hanno da dire, perché in quel momento il disagio che vive quella persona è la cosa più importante che noi dobbiamo essere in grado di recepire e quindi eh, ci può dare anche delle indicazioni fondamentali sulla terapia sull'eventuale diagnosi, sui motivi veri di alcune patologie e secondo me questa è la cosa fondamentale insomma. cioè il mettersi in un'ostica di ascolto anche perché la maggior parte delle persone purtroppo eh, si presentano spesso con eh, decine di esami fatti decine di esami eh, eseguiti eh, però quello che poi manca è qualcuno che metta insieme tutti questi dati e dica va bene adesso parliamo di come si sente lei ecco questo secondo me è quello che manca alla... che manca per certi aspetti anche perché i tempi certe volte di diagnosi e di colloquio sono più stretti rispetto al dovuto l'ottica di ascolto e la visione di insieme questo è diciamo un concetto che eh, i nostri telespettatori hanno già anche sentito parlando proprio di Hildegarda perché uno dei punti fondamentali della medicina di Hildegarda è l'ascolto Ascolto che deve arrivare da noi stessi, verso appunto eh, il, nostro, il nostro stato, eh, come ci sentiamo, ma ogni giorno, eh, ogni giorno della nostra vita, e dall'altra parte riuscire a parlare, a dialogare con chi ci deve ascoltare per prendersi poi cura e guidarci, aiutarci nel percorso di guarigione. Quindi, quando, tu, quando parliamo di livello energetico, tu con questa diciamo, introduzione vuoi eh, stare a significare che l'energia passa attraverso anche proprio il rapporto tra il, eh, il medico e il paziente eh, però diciamo c'è anche un livello che adesso andiamo ad indagare che è a livello mh, anche a che fare con la fisiologia con lo sviluppo della malattia che eh, si sviluppa proprio per questa viriditas di cui parla Il De Garda, in maniera del tutto autentica in ciascuno di noi, perché ognuno vive la sua malattia come una storia personale. Okay? Quindi ehm, ricordo, eh, l'avevo spiegato durante la prima puntata, che Il De Garda all'interno della ruota dell'Ammirabile Visione, che è una delle sue visioni più, più importanti, riporta il, il corpo dell'uomo, riporta l'essere umano. A questo il sta a significare non soltanto che l'essere umano è la più importante, la eletta delle creature, ma attraverso eh, una serie di descrizioni di eh, venti cosmici, di, di, eh, diciamo, di eh, simboli naturali, il vuole stare a significare anche che il corpo dell'uomo è uno spazio aperto, è uno spazio fluido, è uno spazio che quindi vive e si riconosce nella relazione. Ora, mh, sempre facendo riferimento all'argomento di questa puntata, per cui noi parliamo di, appunto di medicina vibrazionale, di medicina energetica, ehm, leggendo uno dei tuoi lavori dicevi che eh, sare sarebbe molto importante far dialogare la biologia con la biofisica, perché riusciremo proprio a comprendere e a spiegare meglio il senso di questa apertura, cioè di, del fatto che l'uomo, pur essendo chiuso nella sua individualità, è in realtà uno spazio aperto. Quindi, eh, da un punto di vista scientifico, dal punto di vista della scienza vibrazionale, che poi trova radici nella fisica nucleare, nella fisica quantistica o per riassumere, nella medicina quantistica, tutto questo che cosa significa all'atto pratico? Ehm, che cosa significa percepire il corpo come uno spazio aperto, uno spazio fluido? Eh, ho capito, capisco bene la tua domanda anche perché eh, tutti noi abbiamo esperienza, quasi tutti insomma, moltissime persone hanno anche molte esperienze di diagnostica con delle metodiche eh, diciamo recenti, ma oramai sono decine di anni che le abbiamo, la TAC, la tomografia assiale computerizzata, la risonanza magnetica nucleare, eh, gli ecocolor Doppler, e spesso noi pensiamo che queste metodiche sono soltanto delle radiografie un po' più accurate, in realtà non è così, anzi non è assolutamente così, nel senso che eh, la risonanza magnetica eh, valuta, adesso il discorso forse si fa un po' tecnico, ma comunque valuta sostanzialmente lo spin elettronico, lo spin elettronico è l'orbitra degli elettroni, degli atomi che costituiscono la materia vivente. Quindi questa, questi segnali in cui si stabilisce tra l'altro la differenza tra le varie tipologie dei tessuti ed eventualmente le varie patologie connesse a questi tessuti, ma il discorso è collegato allo spin elettronico, cioè gli atomi che costituiscono la materia vivente. E dei, mh, dei deficit o delle cose particolari poi vengono elaborate da un punto di vista matematico e trasformate in immagini, ma la prima cosa che accade in queste metodiche diagnostiche, di cui noi abbiamo esperienza quasi costante, insomma, è l'analisi accurata degli atomi che costituiscono i tessuti del nostro corpo. Quindi da questo punto di vista dobbiamo avere assolutamente una visione. Diversa eh, o perlomeno più approfondita rispetto a quella meramente eh, così anatomica. Diciamo. Dobbiamo avere una capacità di interpretare quelli che sono gli aspetti informazionali del nostro sistema neuro, immuno, endocrino, metabolico. Questa è. Spero che questa risposta non sia troppo tecnica. No, no, assolutamente Andrea. Anzi, mi piacerebbe adesso anche mh, dare qualche esempio ai nostri telespettatori di, mh, di cosa significa mh, praticamente nella tua esperienza mh, da quando eh, eh, appunto, eh, hai riconosciuto l'importanza di questo approccio sistemico alla malattia. Eh, quali mh, differenze hai colto, cioè come tu approcci effettivamente un percorso di cura, di, eh, di sostegno al paziente, facendo magari un esempio pratico rispetto al passato, rispetto magari ad altri tuoi colleghi che non usano mh, questo approccio o non, non comprendono profondamente che si tratta in realtà di una visione più sistemica, di una visione cioè che tiene conto dell'unicità della persona. Ah, ehm... Io posso portare solo la mia esperienza. Eh, io prevalentemente eh, mi occupo di patologie flebolinfologiche per il tipo di formazione, che è una patologia fra l'altro molto diffusa nell'universo femminile soprattutto perché eh, è connessa appunto a una serie di cose, gli aspetti respiratori, eccetera. Di solito eh, ci si limita, eh, ma questo non esclude, che lo faccio anch'io, un esame eh, eco Doppler anche questo comunque debitore della fisica, perché l'effetto Doppler è un fenomeno fisico, non, 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 è debitrice della fisica l'eco-color le, Doppler. E nonostante si facciano queste cose qui, io cerco di avere un approccio più causale. Ogni tanto, ripeto, se noi avessimo un allagamento in casa eh, tenderemmo sicuramente ad asciugare però per non passare la vita ad asciugare, dobbiamo cercare di capire quali sono le cause, cioè qual è il rubinetto che perde in pratica, o l'alleatrice che, che sta allagando la casa. E in quest'ottica è fondamentale capire quali sono i meccanismi fondamentali dell'eziopatogenesi, di, di queste patologie diffuse, perché quasi molti, moltissime, ripeto, l'universo femminile prevalente, hanno la tendenza ad avere i cosiddetti capillari con un termine più complesso si dice, si chiamano telingiectasie oppure le varici oppure la normale pesantezza degli arti inferiori. Però da questo punto di vista le prime domande che io faccio è qual è il suo rapporto con l'addome, col suo sistema gastroenterico. E spesso le, così, le persone che si rivolgono a me sono stupite perché dicono ma io non sono venuta da un gastroenterologo. Eh, sono venuta da, da un angiologo, comunque da uno specialista in, in flebologia, queste cose qui. E, e io dico invece che è assolutamente fondamentale riuscire a capire perché la respirazione è una delle, delle cose più importanti per il funzionamento del sistema del, del ritorno a Poi ne parleremo penso. anche nella prossima puntata perché anticipo che eh, tratteremo con il professor Mangano i problemi circolatori. Ma mi fa molto piacere ancora una volta questo discorso sull'attenzione al ventre perché il De Garda eh, dice che proprio il passaggio dalla forma acuta alla forma cronica di malattia è proprio segnato dalla, eh, da un'alterazione della funzionalità viscerale e intestinale in realtà, cioè, quindi lei aveva intuito il collegamento tra il cervello e l'intestino ma soprattutto aveva compreso che il funzionamento dell'intestino, quindi tutto quello che adesso si, di cui si parla molto, il microbiota, macro, microbioma, ehm, deve essere assolutamente ehm, sempre eh, funzionante e, e quindi eh, è significativo insomma che insomma eh, ancora una volta il Degarda abbia anticipato e questa visione sistemica non può prescindere dal, dalla, eh, dalla corretta funzionalità dell'intestino. Eh, Un'altra cosa che eh, ci tenevo ad approfondire con te Andrea è perché tra i tanti lavori scientifici che ho visto che hai scritto eh, ti sei occupato anche di eh, rimedi naturali e eh, quando parliamo di Vibrazioni, parliamo appunto di connessione, no? eh, il rimedio naturale è quello che, eh, anche stando appunto agli studi che ho, che ho letto, è in grado di cogliere, di parlare, tra virgolette, con le vibrazioni del nostro corpo. Eh, mi farebbe piacere con te adesso approfondire questa tua esperienza perché... Noi siamo abituati adesso, i telespettatori che ci stanno vedendo, a parlare di rimedi di Garda, ma a parlarne sia da un punto di vista fisiologico, perché stiamo parlando di piante che hanno una loro azione a livello fisico, per cui ci sono degli aspetti biochimici imprescindibili, per cui quella pianta lavora sul fegato piuttosto che sull'intestino, ma l'effetto che scaturisce ehm, in ognuna delle persone che assumono quel rimedio è diverso. E quindi mi piacerebbe con te approfondire questo ambito, cioè come la vibrazione del rimedio lavora eh, o come tu hai, hai rilevato che ci sia effettivamente una corrispondenza tra la vibrazione del rimedio e la corrispondente vibrazione di quella fase della patologia eh, che stiamo analizzando. Che stiamo analizzando. Ma, ehm, sicuramente questi aspetti vanno ulteriormente approfonditi, però allo stato di fatto, e siamo comunque in buona compagnia perché eh, sto parlando di, di, di alcuni aspetti fondamentali del funzionamento del nostro organismo che sono stati messi in rilievo soprattutto dai biofisici sto parlando di, di, di rubbia, sto parlando di pop, sto parlando di persone, sono tutti premi Nobel o per la neurofisiologia o per la fisica, queste persone hanno messo in rilievo come l'aspetto fondamentale di molte patologie sia determinato da un deficit informazionale, cioè se noi ci troviamo di fronte a problematiche di comunicazione tra le cellule o tra le cellule e il resto del corpo. Noi abbiamo dei problemi di patologia. Eh, da un punto di vista concreto, eh, moltissime volte noi pensiamo che tutte le nostre risposte siano debitrici soltanto del sistema neuronale, ma eh, sia Rubbia, sia Pop, sia una serie di altre persone significative. Eh, ci, ci hanno detto varie volte, ci hanno fatto capire che esiste una comunicazione energetica, una comunicazione energetica che mh, chiaramente prescinde dalla... è molto più veloce insomma. Si calcola che eh, perché ci sia una comunicazione importante e significativa... Ci vorrebbero 10 alla diciottesima al secondo nell'ambito del nostro organismo. E chiaramente questa cosa qui può essere fatta soltanto a livello dell'emissione fotonica ultra come direbbe Rubbia. Questa è la cosa che ci garantisce. E tutto il resto viene di conseguenza. Ci sono dei, dei componenti naturali che hanno una loro frequenza, che hanno una loro particolare capacità frequenziale eh, di essere somministrati o di, o di avere una, una capacità risolutiva di alcuni problemi. Ed è questa una componente fondamentale della soluzione, sia della, della terapia insomma. Dal punto di vista concreto, ripeto, noi abbiamo oramai esperienza. Di, eh, di quello che succede nel nostro organismo quando vediamo delle opere d'arte o quando ascoltiamo della musica. Immediatamente i nostri valori di cortisolo si abbassano e i nostri valori di, di ossitocina, che è l'ormone della felicità, aumentano, ma in tempo reale perché abbiamo la possibilità di valutarli. Quindi dobbiamo essere consapevoli di quello che succede. E quindi questo organismo. succede anche con i rimedi, perché eh, parliamo quindi di comunicazione, parliamo di matrice, parliamo di eh, comunicazione extracellulare e quindi è per questo che poi a conclusione di questa puntata vi riparlerò alla, alla luce di queste considerazioni del nostro ormai conosciuto Elisir Anasturzio, proprio per... Eh, Dare, adesso, dare conferma di quanto ha appena detto il professor Mangano. Allora, Andrea, io ti ringrazio tantissimo oh, per, ringrazio questa, per queste delucidazioni e mh, ci diamo comunque appuntamento alla prossima volta dove parleremo dei problemi circolatori. Intanto adesso eh, finiamo con il nostro Nasturtium Melisir. Eccoci quindi nel nostro angolo dedicato ai Rimedi di Ilde Garda. Vi avevo accennato che eh, avremmo parlato del Nasturzium Ilisir, eh, so che ormai lo conoscete, ma eh, ne volevo proprio precisare stasera delle le sue caratteristiche riguardo a quello che abbiamo accennato prima, cioè la comunicazione intra- ed extracellulare. Non è un caso che ho eh, rivisitato il nome di questo Elisir come Elisir della comunicazione ed è eh, un'esperienza, diciamo, una, mh, è stata l'esperienza stessa che mi ha portato a definirlo come tale. Il Nasturzium Elisir è eh, ricco di piante e di spezie che sono adatte proprio alla depurazione eh, della matrice connettivale e hanno quello che gli alchimisti direbbero una proprietà. Eh, legata a, a pianeti come Venere, Mercurio, cioè ve eh, pianeti che sono aperti alla comunicazione, all'adattabilità, all'accoglienza, proprio a quella eh, disposi disposizione, a espansività che è propria di chi è aperto alla comunicazione. Eh, ecco quindi l'effetto sottile di questo rimedio che viene sicuramente indicato in tutti i casi in cui abbiamo bisogno di depurarci, di... Eh, attivare e di ripulire il nostro sistema linfatico, di attivare tutti gli organi montori con la conseguente miglioramento del nostro sistema immunitario, ma certamente il nasturzio fa riferimento a quell'aspetto sottile che abbiamo accennato prima, cioè a quella parte di connettività di vibrazione di viriditas che hanno tutti i rimedi ma che nel caso del nasturzio si esplicita proprio in un miglioramento della comunicazione. Quindi il nasturzio milisir può essere adatto certamente in tutti coloro che hanno bisogno di difendere, di aumentare le proprie difese immunitarie, hanno bisogno di ripulire, di riattivare gli organi montori ma ricordo che il nasturzio milisir è particolarmente adatto a livello eh, emozionale in tutti coloro che hanno bisogno di migliorare la comunicazione con se stessi e di conseguenza con il mondo, con gli altri, di aprirsi alla relazione. Un difetto ehm, in questo ambito porta infatti alla chiusura, porta alla eh, contrazione, porta anche a eh, disconoscersi perché ricordiamo noi siamo esseri che viviamo di relazione. Con questo quindi vi do appuntamento alla prossima eh, occasione, eh, ci vediamo appunto sempre tra due settimane e intanto vi ricordo di aggiornarvi eh, con le nostre iniziative, con i nostri corsi eh, nella nostra pagina Facebook Tesaura Nature e nella sezione corsi del sito www.tesauranature.com Vi ringrazio ancora e alla prossima puntata.